E allora ho al mio fianco Franco Guitto, una icona musicale di Taranto. Franco Guitto lo conoscete tutti. Franco Guitto è un direttore artistico di qualità che il 31 di gennaio porterà al Teatro Orfeo Bobby Solo in concerto live. Mi lega a Franco Guitto una amicizia decennale, fu lui a farmi conoscere il mio idolo Gigi D'Alessio una decina di anni fa, oltre 10 anni fa, c'ho anche le foto. E beh, a me piace Gigi D'Alessio, come piace Tiziano Ferro, come piacciono i Modà, come a Lucarella piace Tiziano Ferro, per esempio. È vero, ognuno ha le proprie simpatie musicali. E allora, Franco, intanto dobbiamo dire che a breve, ora che avrai completato tutto questo grande lavoro per il concerto di Bobby Solo, inizierà una collaborazione musicale con Polifemo. All'interno di Polifemo ci saranno i tuoi brani, interpreterai i vari brani e quindi animeremo Polifemo. Polifemo lo ricordiamo tutti ai tempi di Lello, questa figura che ha creato Polifemo, e c'era il momento musicale e dobbiamo ritornare certo. A quei livelli. Allora Franco, parliamo di questo concerto, di questo sforzo per portare Bobby Solo a Taranto, perché Bobby Solo è la musica, è la storia della musica. Beh, intanto buonasera a tutti, saluto gli ospiti. Sì, diciamo che è un concerto che dovrebbe segnare, diciamo così, forse una delle ultime occasioni di vedere dal vivo questi personaggi che sono legati alla musica degli anni 60 e non solo. E quindi sarà un'occasione per passare una bella serata in un contesto, un teatro, comunque l'unico teatro che abbiamo a Taranto. Tutto quindi l'Orfeo è comunque di un'eleganza sopra. Assolutamente sì. Quindi trascorrere una bella serata, ascoltare le canzoni di Bobby Solo e non solo, farà anche altre cose, che racconterà un po' di storie, aneddoti che lui ha vissuto con Mogol, con altri certo. autori. E insomma, penso che sarà una bella serata da passare sicuramente insieme. E poi si può anche dire il costo sarà irrisorio, si può vedere il concerto anche con 12 euro quindi sarà un'occasione per Taranto. Ecco, io invito i giovani che magari forse hanno altri gusti musicali a scoprirlo, perché Bobby Solo fa parte della storia della musica, sì. Ma anche quelle persone che si sono innamorate, i cui cuori battevano, no? All'epoca di Bobby Solo, beh, potrebbero rivivere quelle sensazioni. Sono quelle canzoni che ancora oggi, dopo 40 anni, si ascoltano ben volentieri, senza nulla dire della musica moderna, certo. della musica di oggi, che dopo 6 mesi, ma forse sono anche troppo buone, dire 6 mesi, le canzoni spariscono. Invece cioè, queste, un repertorio di una lacrima artisti, sul viso, chi la può dimenticare? Quindi perciò dicevo, sarà una delle ultime occasioni di vedere questi tipi di personaggi con questo tipo di musica, perché ormai la musica ha preso tutta un'altra strada. E allora, sento il mio figlio di 13 anni e l'altro di 9, sentono delle canzoni che dico, ma dove le hanno trovate? Piene di parolacce, un po' di rap, un po' spinto. E allora dico, è una canzone, dico ai tarantini, a chi ci ascolta in questo momento, di non perdere questa occasione. È una delle ultime, perché poi spariti questi personaggi, quella musica ormai si seppellisce. Va bene Franco, allora noi saremo, noi come Delta TV, come Polifemo, L'Occhio di Abate, siamo media partner, media partner, e ringraziamo Franco nella sua veste di direttore artistico per aver voluto premiare questa realtà di Polifemo, perché vi posso dire c'erano tante altre realtà televisive che ambivano a rappresentare, da fare da media partner. Beh, noi vogliamo ripagare Franco della fiducia che ha riposto in noi, e quindi tutti all'Orfeo il 31 gennaio per seguire
il concerto di Bobby Solo Live. In bocca al lupo, Franco, e poi subito dopo, ogni venerdì ci allieterai con la tua musica. Faremo un momento. Già ti stai preparando proprio ad hoc. Sì, sto scaldando i muscoli, anzi. Lugola. In bocca al lupo, grazie a tutti. In bocca al lupo. A presto.